È solo questione di ore per la pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento delle sorgenti d'acqua di Canistro. L'annuncio lo ha fatto il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, che ha assicurato anche sulle clausole per garantire un piano industriale e un futuro occupazionale all'azienda. Il nuovo bando è il passaggio più atteso per la soluzione della vicenda Santa Croce, la società che imbottiglia l'acqua minerale nello stabilimento aquilano di Canistro, a cui la Regione ha revocato la concessione e chiuso la sorgente per irregolarità nel DURC, rilievi per la verità sempre rigettati dall'azienda, che per questo motivo ha avviato un duro contenzioso con l'ente. Negli stabilimenti di Canistro attualmente sono in forza 75 dipendenti, di cui oltre 50 in cassa integrazione a rotazione. Per loro però a fine novembre si potrebbero spalancare le porte del licenziamento, visto che la proprietà, in capo all'imprenditore molisano Camillo Colella, ha attivato le procedure di mobilità. Lolli ha confermato anche che il nuovo bando recepirà le istanze dei sindacati e del territorio in un percorso condiviso, affrontando le incognite maggiori legate proprio al fatto che la proprietà dello stabilimento resti alla Santa Croce, così come il marchio, e che un nuovo imprenditore dunque si troverebbe nella condizione di doversene costruire un altro. Lolli ha spiegato che il bando deve tenere conto del ventaglio di scenari che potrebbero verificarsi e in questo caso dell'anomalia del sito da dare in concessione con lo stabilimento di proprietà di un'altra società. Il comune di Canistro, ha continuato Lolli, ha messo a disposizione i terreni per fare eventualmente un nuovo stabilimento con la possibilità di allaccio alle condutture della sorgente. Il vicepresidente della regione ha ribadito anche che nel bando sarà dato massimo rilievo al riassorbimento delle maestranze, premiando i candidati che si impegneranno a riassorbire gli attuali lavoratori a parità di professionalità. In più ci sarà la clausola della procedura VIA, cui dovrà essere sottoposto il progetto industriale, la cui assenza è stato motivo del ricorso al TAR e dell'annullamento del precedente bando. C'è chi resta a bordo campo non come allenatore in riserva, come spettatore appassionato, ma perché semplicemente non capisce ancora che gioco si stia giocando. Il caso di Gianfranco Giulianta, ex assessore regionale di Forza Italia, dell'ala degli ex Alleanza Nazionale. La partita cosiddetta è quella della candidatura a sindaco dell'Aquila nelle elezioni amministrative del 2017, da parte di un centrodestra in cui sono tanti i galli a cantare. Giulianta ha fatto gli onori di casa per la visita del senatore Altero Matteoli all'Aquila per sostenere le ragioni del no al referendum del prossimo 4 dicembre. Un evento non di partito è stato precisato, ma organizzato dalla fondazione di Matteoli, Libertà e Bene Comune, un evento non di popolo ma semplicemente davanti ad una folta platea di cronisti. Non è un mio ritorno in campo, ha precisato Giulianta a margine dell'evento, è solo una conferenza ed io in questo momento sto cercando di capire le dinamiche di una politica che non comprendo più, in cui spesso e volentieri la variabilità è di natura personale. Io sono funzionale o perlomeno riesco a muovermi nell'ambito di un progetto e fino a quando non vedrò questo evidentemente rimarrò ai margini di questa partita perché non mi interessa ciò che si gioca a titolo personale. E dicono che il centrosinistra è più forte, se non altro perché c'è il filotto governo, regione e comune, e poi soprattutto perché gestisce ormai da anni la appetitosa torta della ricostruzione che ovviamente crea consenso. Guarda, io sono convinto di una cosa, che un approccio come quello che tu stai sottolineando, che peraltro è un approccio reale, è in realtà la replica di ciò che da moltissimi anni questa città vive e che comunque sottolinea quello che ritengo sia il dato che mi è più difficile digerire. Questa è una città che ha perso identità, questa è una città che ha perso orgoglio, questa è una città che è la parodia di se stessa rispetto ad un passato che l'ha vista protagonista. Torna il 28, 29 e 30 ottobre la manifestazione Le Vie dello Zafferano, raccogli, conosci e degusta. Un evento che insieme alla promozione e alla divulgazione della pregiatissima spezia rossa vuole portare alla ribalta un territorio con le sue tradizioni.
Quest'anno il programma si amplia partendo dal venerdì alle ore 15 a Navelli a Palazzo Santucci. Grazie all'intervento dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, la Preziosa Spezia sarà protagonista di un workshop di 2 giorni dal titolo Lo zafferano dell'Aquila DOP, tradizione e risorsa del territorio. 2 giorni di workshop durante i quali i relatori dell'università e attori del territorio dello zafferano dell'Aquila saranno coinvolti in una discussione su proprio l'oro rosso d'Abruzzo, la nostra spezia, il nostro prodotto di punta. L'ultima giornata partirà molto presto, quando tutti giù dal letto alle 7 si andrà sul campo a raccogliere lo zafferano. Le aziende agricole di coltivatori locali accoglieranno i visitatori che vorranno condividere tra la rugiada la magia che si ripete da secoli nelle campagne dell'Aquilano. L'appuntamento è per tutti al campo sportivo di San Pio delle Camere. E poi ancora nella giornata mostre mercato di prodotti locali ed un percorso degustazione tra le vie del borgo di San Pio delle Camere di 4 portate allo zafferano dell'Aquila, ideato e realizzato per l'occasione squadra dai ristoratori del territorio e da William Zonfa, chef della Magione Papale, una stella Michelin. E siamo riusciti a fare il gioco di squadra, cioè quello di riuscire a far raccontare il nostro territorio tramite Zafferano a 4-5 ristoratori. E per me loro sono i veri e i primi protagonisti di questa edizione, che racconteranno dall'antipasto al dolce il valore e il profumo di questa grandissima spezia dello zafferano. Il pomeriggio della domenica alle 16.30 sarà proprio William Zonfa, ambasciatore nel mondo dello zafferano dell'Aquila, che interverrà con il suo racconto di un viaggio allo zafferano. Legare a letto e imbottire di farmaci persone con disagi psichiatrici che invece andrebbero curate e reinserite in società, ovvero la contenzione meccanica e farmacologica, di cui spesso si fa uso o meglio abuso, nonostante la chiusura dei manicomi, passi da gigante che si sono compiuti negli ultimi decenni in Italia a seguito della legge Basaglia nell'ambito della salute mentale. Questa è la cornice tematica di E tu slegalo subito, una 3 giorni da giovedì 27 a sabato 29 ottobre organizzata all'Aquila dall'associazione 180 Amici Ollus. Pregio dell'iniziativa è che il tema della follia e della salute mentale sarà raccontato con il linguaggio universale del teatro. Il 27 alle ore 21 Rosetta Malaspina per la regia di Margherita Di Marco e Vincenzo Mercurio presso lo spazio rimediato. Venerdì 28 e sabato 29 Sete per la regia di Emiliano Aiovala Asit e Psicosi, diario di un'anima di Preziosa Salatino e Sabrina Vicari, entrambi alla Casa del Teatro di Piazza d'Arti. Al nostro microfono il direttore artistico Giulio Votta. I 3 spettacoli parlano in 3 modi diversi tre personaggi anche abbastanza noti, italiani e stranieri. Il primo spettacolo parla di Rosetta Malaspina, il secondo spettacolo parla di Leonardo Vitale e il terzo spettacolo parla di Sarah Kane. Rosetta Malaspina era una donna del sud, una donna calabrese che ha avuto, ha avuto dei problemi in seguito a quello che è stato un amore finito male. Ha aspettato per più di 50 anni un uomo che era partito per cercare lavoro e che non è più tornato. Il secondo spettacolo, quello su Leonardo Vitale, è uno spettacolo appunto che parla del primo pentito di mafia per motivi di coscienza, che viene internato dalla mafia in 2 grandi strutture, in 2 ex OPG che sono l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia e nell'OPG di Montelupo Fiorentino. Il terzo lavoro invece è un lavoro sugli ultimi momenti di vita di Sarah Kane, una poetessa molto giovane, guarda a questi ultimi momenti di vita e il dissidio interiore che viveva questa persona.